panorama è già incredibile alla partenza. Ora ci resta da scoprire cosa ci riserva il Lario sulla sua sponda occidentale. Andiamo a vederlo insieme. Direzione Alpe Gigiai. È una salita davvero piacevole su asfalto, ma con un panorama incredibile. E la giornata è davvero un dono. Il panorama è meraviglioso. Ecco l'Adda che entra nell'Lario. Salendo di quota la strada è diventata ancora meno battuta e più piccola, in mezzo a un bosco spogliato delle sue foglie. Wow, fantastico. Qui davanti c'è il Monte Legnone con i suoi 2600 metri e qua sotto il Legnoncino, il suo fratellino più piccolo, ma meraviglioso. Che vista! La giornata è incredibile, super trasparente, e questo panorama, no words, al solito. Abbiamo terminato l'avvicinamento su asfalto, che è durato 14 km circa, ma sono volati davvero, tra i paesaggi e la giornata, veramente un piacere. Qui c'è un pezzo davvero mortale. C'è anche la possibilità di evitare questo tratto seguendo la strada. Con un e-bike che si può fare tranquillamente. Questa è sicuramente fresca. La strada è ghiacciata. Di notte fa un freddo boia, evidentemente. E questo è Pescedo. Siamo a quota 1500. Ecco la cima del Monte Berlinguer. Ma noi continuiamo verso l'Alpe Gigiai. Mamma mia, che vista pazzesca. Questo è un palcoscenico incredibile, l'ho già detto, ma è veramente, cambia di ora in ora con la luce, pazzesco. Il sentiero si è fatto bello selvaggio, in mezzo a nulla se non ai colori. Eccoci alla nostra Alpe, c'è un vento fortissimo, spero mi sentiate, lo vedete anche dalla bandiera. Un paesaggio maestoso. Meglio andare che si sta gelando qua. Mamma mia, quanto è forte il vento. Speriamo di essere un po' riparati di qua. Sembra meglio. We'll be right back.
bisogna stare attenti ai pezzi in ombra perché c'è della neve ghiacciata e delle piccole lastre di ghiaccio anche. Quando compare il lago è veramente un sogno. Io e le foglie non siamo molto amici. Finalmente è un peccato che ci sia così tanto vento da non poter far volare il drone. Guardate che colori incredibili, fantastici. Non ho resistito e ho colto un attimo con un filo meno di vento e ho lanciato il drone. Mamma mia che brivido, è stato un volo davvero difficile. Spero che le immagini rendano la bellezza di questi colori. Devo stare attento a non distrarmi con i colori, perché c'è anche del ghiaccio qua. Siamo entrati nel bosco e corriamo veramente in faccia al lago. Mamma mia. Non molla proprio. Avevo sentito parlare di questi luoghi e di questo giro in particolare, ma non mi aspettavo delle emozioni simili. Complice sicuramente una giornata così limpida, così tersa, il vento oggi è davvero fortissimo, ma è un giro tra l'altro che può fare chiunque, come avete visto, anche in e-bike. Quindi che aspettate? Al prossimo giro.